Anche questa dovrebbe essere una famiglia fucaiola, o meglio, l'ho classificata così l'ultima volta che sono andato a visitarla. Ma, come vedete, ci sono molte più api, quindi è in uno stadio, diciamo, meno avanzato rispetto all'altra famiglia che avete visto. Ora ricontrolliamo, perché a volte cosa succede? La regina ha un problema, si trasforma qualche ape operaia per poter fare uova, quindi la famiglia risulta fucaiola. Poi però la regina, non lo so, risolve il problema oppure riesce a tornare a casa sua, perché capita che l'ape regina torni dopo troppo tempo quando va a farsi fecondare e quindi si avvia il processo di famiglia fucaiola. Poi l'ape regina torna e si risolve il problema, quindi secondo me è meglio aspettare un po', per questo io sto aspettando, perché mi è capitato diverse volte, con la fretta ho perso la famiglia, quando invece era recuperabile, perché magari o l'ho persa, perché ho spostato anche la regina che alla fine era arrivata, oppure è capitato che nel mentre che stavo spostando, come vi ho fatto vedere, la famiglia, prendo l'ultimo telaino e trovo la regina. E ormai il danno era fatto. E quindi preferisco stare attento e avere un po' più di pazienza. Quindi preferisco ricontrollare sempre per sicurezza. Qui qualche fuco c'è? Vedete qui? Ed è sempre l'ingresso. È sempre verso l'ingresso dell'arnia. Mentre qui uova non ce ne sono. Potrebbe essere ancora fucaiola. Ci sono celle reali e qualcuna riescono a farla andare avanti come questa. Qui api ce ne sono però, eh. Se qui trovo una cella reale bella sviluppata, e qui ci provo a farla andare questa famiglia. Dopo magari sì, me la ritrovo con tre telaini, ma tre telaini è meglio di uno. Ecco qua i fucchi, non so se si vedono. Questi qua. Ed è sempre qui, sempre verso l'ingresso dell'arnia. Io covatta come si deve non ne vedo. È un gran peccato, questa famiglia era bellina e proviene da una famiglia bellina. Sempre fucchi verso l'ingresso dell'arnia. Ah, c'è chi dice che se noi spostiamo un telaino così con dei fucchi, il telaino è perso e continueranno a fare fucchi. No, perché queste sono celle che sono solo allungate verso fuori, quindi non sono rovinate. Basta tagliare un po' di cera e vengono fuori di nuovo le operaie. A volte capita che il telaino lo distruggano proprio per poi ricomporlo e farlo veramente solo da fuco, ma non è questo il caso. È molto difficile che un telaino venga distrutto poi ricostruito, capita, mi è capitato, ma è più difficile. Normalmente fanno semplicemente delle celle allungate. Qui sempre fuchi e basta, e non vedo niente di nuovo. Vedo una marea di polline, cioè questo, se metto questi telaini agli altri api esplodono proprio, diventano super saiyan. E qui vedete qui un'altra cella reale che stanno sviluppando. E c'è la larva, questa diventa una regina. Io potrei lasciargliela quasi quasi, però non è ancora chiusa, quindi vuol dire che, non essendo ancora chiusa, ci vorrà almeno una settimana per fare una nuova regina. E da qui a una settimana altri 15 giorni per farla fecondare, e ci passano 20 giorni e questa famiglia tra 20 giorni non esiste più, perché non c'è neanche una celletta di operaia nuova. Quindi alla fine conviene, e no, c'è la reale bellina. Io la prova la faccio. Due celle reali belline chiuse. Ok, io la prova la faccio, perché se queste nascono tra qualche giorno ci sta, ce la fanno a recuperare queste, perché sono tante. Anche dentro vedete che riempiono bene le pareti. Questo li facciamo la prova. Con questa vedremo se veramente, come dico io, riescono a
rubare o, tra virgolette, commerciare delle uova con le altre famiglie vicino. Quindi ci sono due celle reali belle piene, belle chiuse. Le lasciamo fare e vediamo se in questa famiglia arriverà una regina. Se arriva, è come dico io, perché qui, perché come già detto nello scorso video, qui ci sono solo nuclei nuovi e in queste famiglie che sono diventate fucaiole non c'è mai stata neanche l'ombra di una regina. Faccio questa prova, magari sempre in questo video vedrete i risultati di questa prova qua. L'esperimento continua, sono passati una decina di giorni e adesso vediamo se per caso è nata quella ipotetica regina. Ronzano, quindi non penso. Non penso ci sia. Possiamo notare che ci sono solo fuchi, ma uova non ce ne sono più. Covatta fresca non ce n'è. Covatta fresca non ce n'è. Anche da questa parte niente covatta fresca, quindi hanno smesso di fare i fucchi. Anche qui uova niente. Uova proprio niente. Anche in questo telaino non c'è neanche un uovo. Quindi le api operaie, diciamo, trasformate in fucaiole, non ci dovrebbero essere più. E quelle non spariscono così a caso, Non spariscono a caso. Da notare comunque che i fuchi sono piccoli, perché comunque stanno crescendo in delle celle da operaia, che sono semplicemente allungate. Non sono vere e proprie celle da fucco. Regina continua a non vederne. Però è silenziosa adesso, Silenziosa, sono calma. Qui c'è in teoria una regina che deve nascere, qui. Anche qui nessun uovo, neanche uno, hanno smesso. Qui uguale, zero uova. Qualche larva che deve ancora percolare, ma niente uova, le larve sono grandi. Anche qui regine non ne vedo. Niente uova anche qui. Niente uova, niente regine. Io le darei un'altra settimana però, perché non lo so, mi sembra che stia cambiando qualcosa. Questo fatto di non avere uova mi fa pensare come se magari fosse nata, però magari in giro per farsi fecondare, diciamo. Non lo so. Anche qui tra quelle sparse io non ne vedo. Quelle sparse nel legno io regina non ne vedo proprio, anche perché poi le vergini si confondono facilmente con gli operai, perché sono piccoline, però le riconosci perché camminano sopra gli operai. No, non ne vedo. Quindi io gli do un'altra settimana, perché comunque un po' di api ci sono ancora. Quindi se tra una settimana non c'è nulla, allora l'esperimento è proprio fallito. Sono passati altri 12 giorni e questa è la prova finale. Ora o la valla spacca o ho perso la famiglia oppure è comparsa una regina dal nulla. Vediamo se riesco ad aprirla. Queste api hanno iniziato a usare cemento, ma è una roba pazzesca, e chiodi, ecco, ok. Le api sono poche, bene. Cioè, bene, tra virgolette, nel senso che è giusto che siano poche. Ce ne sono di operaie. Qui i fuchi sembrano pochi, nel senso che le celle da fuco sembrano poche. Sì, celle da fuco sono poche, uova nuove non è vero. Anche qui celle da fuco pochissime. Uova, niente. Anche regina, niente. Qui ci sono tanti fuchi, e operaie ce ne sono poche. Quindi i fuchi stanno al centro del nido. Molti fuchi al centro del nido. Sì,
e gli operai solo nelle scorte, solo ed esclusivamente nelle scorte. Regine ancora nulla. In tutto ormai saranno passati una ventina di giorni, anche di più, quindi ci dovrebbe essere, forse 25. Se c'è, la dovremmo trovare. Allora, qui le operaie, strano, qui le operaie sono tutte da una parte e ci sono i fuchi che prevalgono praticamente e stanno al centro del nido, come se si fossero invertiti i ruoli. Non l'avevo mai notata questa cosa, ma non avevo neanche mai portato in uno stadio così avanzato una famiglia fucaiola. No, io non vedo proprio niente qui, neanche l'ombra di un uovo. Abbiamo superato la metà e chissà. Qui stessa cosa, tutti i fucchi al centro del nido. È come se fossero loro a decidere adesso. Di uova e di regina neanche l'ombra. Qui sempre gli operai è solo sul miele. Tanti fuchi al centro. E qui si ripete. Nessuna regina presente. Né vergine, né fecondata, né nulla. Notate come non ronzano, Non fanno nessun rumore. Eppure è una famiglia fucaiola, E questo è strano. Quindi, cioè, è strano perché il ronzio viene sempre considerato come una cosa certa, sicura, ma non è detto. Non è così sicuro che una famiglia che ronzi tanto sia fucaiola e viceversa, che una famiglia silenziosa abbia sempre la regina. E mi è capitato di avere famiglie che ronzano con la regina presente. Quindi ho ricontrollato e niente, non c'è nessuna regina. Eppure noi le celle reali le abbiamo viste. Quindi la conclusione qual è? Che come mi avete scritto nei commenti, se non sbaglio l'anno scorso, provano comunque a fare delle regine con uova da fucaiola. Ci provano per disperazione, possiamo dire così, ma assolutamente le api non rubano le uova in giro. Ok, ho fatto solo un esperimento, bisognerebbe farne 10, ma a me sembra abbastanza chiaro, sinceramente. Non... perché non c'è nessun sospetto, non c'è niente che faccia pensare a una regina nata da poco, o magari fuori dall'arnia per essere fecondata, è ben presto di ritorno, diciamo così, però no. È una famiglia fucaiola. E basta. L'esperimento è finito qui e questi telaini verranno distribuiti in altre famiglie, come vi ho già fatto vedere. Infatti vi uscirà il link in alto a destra, come al solito. Peccato, perché sembrava una cosa veramente interessante. Non da scoprire, perché è già stato scoperto tutto, secondo me, ma da constatare. Però è andata così.